partita di andata Inter e Colonia. Arbitro dell'incontro il francese signor Wurz. L'allenatore del Colonia Löhr schiera Schumacher, Preston Gales, Hartwig, Önnerbach, Steiner, il piccolo Livbarski, Lenov, Bain, Engels e Allofs. L'allenatore dell'Inter, Ilario Castagnier, gioca invece con Zenga, Bergomi, Mandorlini, Baresi, Collovati, Ferri, Causio, Marini, Altobelli, Sabato, Rummenigge. Nel secondo tempo entreranno in campo Pasinato e il compianto Enrico Cucchi. Ma vediamo le immagini di una partita molto difficile per l'Inter. Da crescere questa difficoltà c'è il campo sicuramente in pessime condizioni. Guardate quante pozzanghere causate da una pioggia che cade anche all'inizio della partita. Quindi, come sempre in queste situazioni di terreno di gioco, difficile l'impresa più per chi attacca, favorito chi si difende, in questo caso il Colonia, che non disdegna però di punzecchiare l'Inter in contropiede. Questa è la prima parata di Walter Zenga, sicuramente non difficile, ma il portierone nerazzurro avrà altre occasioni per mettersi in mostra, come in questa occasione, dove più che mettere in mostra la sua bravura nel chiudere lo specchio della porta è favorito dal tiro sull'esterno della rete da parte dell'attaccante del Colonia. Ci tiene a fare bella figura contro i suoi connazionali Kalle Rummenigge in campo tra le file nerazzurre, ma sono i difensori a concedere qualche giocata di troppo agli attaccanti del Colonia. Vedete quale pericolo ha corso ancora Walter Zenga. La precisione evidentemente, ma è dovuta anche alle pessime condizioni del terreno di gioco, non è il forte degli attaccanti del Colonia, squadra che però pare tenere molto bene il campo, almeno questo è il giudizio al termine dei primi 45 minuti di gioco. Poche occasioni e quelle in favore del Colonia. L'Inter evidentemente però nella ripresa torna in campo ritemprata e subito c'è questo grande intervento di Schumacher, omonimo del campione di Formula 1, non sappiamo se poi eventualmente parente oppure no. Inter sempre in avanti e il portiere del Colonia ora il suo grande affare, devia questo tiro cross in calcio d'angolo e l'Inter preme continuamente. Guardate il tiro di Franco Causio che permette all'Inter di passare in vantaggio. In un momento così concitato della partita, la calma assoluta, la freddezza nel controllo, nella capacità di tenere il pallone a raso terra e soprattutto di spedirlo dove né portiere né difensori del Colonia potessero intervenire. Siamo al 54esimo minuto, Inter in vantaggio per 1-0 e a questo punto ci sono le possibilità per raddoppiare, per arrivare al 2-0. Possibilità però che non sarà sfruttata dai giocatori dell'Inter. Risultato finale 1-0.